Buongiorno e benvenuti nel primo Vlogmas del mese di dicembre. Sono le 10:30 e domenica, primo dicembre appunto. Io mi sono appena, proprio appena svegliata. Sono ovviamente ancora in pigiama e ora andiamo a prepararci perché, però vado dentro perché sto tipo scalza e fa freddissimo. Stavo dicendo, ci andiamo a preparare perché devo uscire. Andremo a mangiare fuori il Roberto e poi dovremo andare a vedere i mercatini natalizi da qualche parte. Comunque, ieri ho tagliato un po' i capelli, non so se si vede, però veramente poco, erano un pochino bruciati, quindi ho detto un pochino di taglio. Detto questo, ora vado a prepararmi. Per fortuna non perderò così tanto tempo perché ho già deciso cosa mettere, perché ieri ho comprato un body da Bershka, quindi metterò quello. Il body in questione è questo, molto molto bello, è tutto nero. C'era anche di un altro colore, ma l'ho preso nero. Fatto così. Questo qui è una S, l'ho pagato 15,99 € senza sconto perché sono andata sabato, cioè ieri, e non c'era assolutamente il Black Friday. Quindi vabbè, niente, questo qui è sotto, quindi non so se mettere un pantalone o una gonna perché ho paura che se sì, c'è il sole, ma comunque un pochino freddo fa. Sempre a dicembre stiamo, quindi ora decido e decido di mettere il leggings di pelle, questo qui che comunque è comodo ed è caldo. Sopra al body metterò la pelliccia perché comunque fa un pochettino freddo, quindi meglio prendere la pelliccia. Perché ho visto il meteo, tipo più tardi ci saranno 13-12 gradi, quindi credo mi congelerò perché è veramente molto leggero, cioè è super leggero, non so se si nota, ma è leggerissimo, quindi vediamo questa cosa. Ora mi vado a vestire e poi faccio anche il letto, altrimenti mamma mi uccide, perché ho comprato anche tutti questi orecchini bellissimi. Questi due sono finti, ve li ho fatti vedere già su Instagram. Ah, sono bellissimi, dopo li metto e li faccio vedere. Me li ho pagati soltanto 6 euro. E anche, cioè, sono usciti insieme anche questi due. Truccando, mi appoggio un attimino qui e sto facendo un casino perché cioè, ho sbagliato a mettere il liner. Questa cosa mi succede spesso, nel senso che magari metto l'eyeliner, non mi piace come viene, boom, cancello tutto e rifaccio. Però è veramente un casino perché si toglie l'ombretto, si toglie tutto, dovete ripassare tutto. Quindi ora ho rimesso il fondamento, ora ripasso un pochino di ombretto. Comunque, non so se qua ve l'avevo già detto, non credo. Ho fatto il secondo e il terzo buco. Allora, il secondo l'ho tolto oggi, nel senso ho tolto quello lì che mi aveva messo il ragazzo che mi ha fatto il buco. E il terzo ancora no, perché non passa ancora una settimana. Quindi devo aspettare un altro pochino. Prima di toglierlo. Comunque, ombretto messo. E liner che non verrà mai uguale a quest'altro. È simile. Ok, Roberto, intanto andiamo a lavare la macchina che era tutta sporca.
E ora sta tornando. Quindi dopo ve lo faccio salutare perché mi chiedete sempre di fare un video per Roberto, eccetera. Ma... E se ho un casino organizzato per fare un video con Roberto, quindi ve lo faccio salutare. Trucco, fatto. Mi sono fatta questa coda alta, mi piaceva un sacco l'effetto. Però ovviamente devo andare ad aggiustare i capelli qui, eccetera. Ora devo solo prendere la cintura e comunque gli orecchini sono questi qui. Questo è finto, questi due. E di qua questo è finto, questo qui che vedete argento è quello là che mi ha dato quello che mi ha fatto lui. Servono. Com'è che serve un vlog tipo che porti, fai cosa fai durante la giornata? Lo salutare? Ciao. Il quadro è la salsa, quello qua. Ma la fa, buono. Testa. Vai a vedere. Bello, eh? Dato un attimo in bagno. Raga, questa è la situazione del momento, cioè con la coperta che mi vado girando per tutta casa. Abbiamo appena finito di giocare a carte. Oddio, vi ho appena finito di giocare a carte, sono tipo l'una più o meno. Volevo farvi dire cosa ho acquistato dal cinese. Cioè, tipo, una cosa bellissima che non credo sia proprio natalizia perché secondo me può stare anche tutto l'anno. E tra l'altro, tra poco inizierò a prendere tutti i pacchi e inizierò ad addobbare un po' la mia cameretta perché la vedo un po' troppo. Non mi sa di Natale, quindi questa cosa è grave. Tra l'altro, voglio comprare anche il calendario dell'Avvento che non ho avuto tempo di comprarlo, però lo voglio comprare assolutamente. Quindi, domani, se riesco ad andare al supermercato, lo prendo. Ora vi faccio vedere cosa ho comprato al cinese. In realtà ho comprato anche altre due cose natalizie che però a mia nonna giù, quindi domani magari le prendo perché ora è tardi e ve le faccio vedere nel vlogmas di domani. Cioè, raga, vi rendete conto della bellezza? Non lo so in realtà se è proprio natalizia perché appunto come potete vedere è rosa, però io non potevo non prenderla sinceramente, cioè è troppo bella. Ora per il momento sta qui nella finestra, sulla finestra che non si vede, però appena inizio a tirar fuori tutte le cose natalizie ovviamente la metto da qualche altra parte. Questa l'ho pagata 7 euro e la adoro. Allora, raga, in queste estati, io mi scuso se il vlogmas di oggi è venuto un pochino più corto, però comunque è capitato di domenica e diciamo, è una delle poche giornate in cui veramente sto fuori casa dalla mattina. Quindi per questo è venuto molto più corto, perché quando sto fuori ovviamente tendo a vloggare di meno, quindi mi scuso, però sicuramente i prossimi vlogmas saranno molto molto più lunghi, parleremo sicuramente di tante cose, vi chiederò su Instagram di parlare di qualche argomento, quindi sicuramente saranno molto più lunghi. Aspetta un attimo. Ok. Saranno molto 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 più lunghi, quindi tranquilli che i vlogmas non saranno sicuramente di 10 minuti, ma molto di più. Però dovete anche capirmi, non posso fare un vlogmas di 30 minuti perché comunque ne devo caricare uno al giorno, quindi sarebbe la cosa più difficile del mondo.
Sì, sarebbe la cosa più difficile del mondo, arrivare a un vlogmas di 30-40 minuti al giorno, è impossibile, anche perché non vi porto H24 nella mia vita, ovviamente vi faccio vedere delle ispezioni, vi racconto la giornata e quant'altro. Ad esempio, comunque domani esco alle 3 da scuola, fino alle 3 ovviamente non vloggerò, poi dalle 3 in poi vloggerò. Comunque, detto questo, io vi mando un bacio. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like per farmi continuare questi vlogmas e di lasciarmi un commentino con qualsiasi cosa e anche di quale argomento volete che io parli nel prossimo vlogmas. Vi mando un grosso bacio e vi voglio bene. Ci vediamo domani.